Buon pomeriggio, benvenuti e grazie di aver accolto il nostro invito. L'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di presentarvi i contenuti del nuovo bando della Camera di Commercio di Parma, che è un bando dedicato alle imprese che parteciperanno, hanno partecipato in questo 2022 a fiere internazionali sia in Italia che all'estero. L'abbiamo chiamato Bando Internazionalizzazione 2022, ma quello che viene finanziato è la partecipazione alle fiere. Dico questo a differenza di altri bandi, tipo il bando Digital Export 2022 di Regione e sistema camerale che finanziava, diciamo, una pluralità di azioni. Il nostro è dedicato, centrato alla partecipazione a fiere in Italia o all'estero. Allora, condivido lo schermo, anzi, perdonate, introduco io spiegando illustrando il bando. E dopo interverrà la collega di Infocamere, la dottoressa Carla Carloni, che spiegherà come presentare domanda, perché, come già diciamo, abbiamo fatto lo scorso anno per altri bandi, non c'è più la vecchia modalità per cui si fa domanda tramite PEC, inviata alla Camera di Commercio. La domanda di partecipazione al bando viene fatta attraverso una piattaforma informatica che è la piattaforma Telemaco, che senz'altro molti, molti di voi conoscono perché usano abitualmente nelle relazioni con il registro imprese, nelle relazioni con lo sportello commercio estero e in tante, tante altre utilità. La collega spiegherà nel dettaglio come presentare domanda attraverso questa piattaforma. Dopo i nostri interventi potrete naturalmente farci tutte le domande che insomma riterrete opportuno attraverso la modalità domande e risposte. Allora, vado a illustrare il bando, condivido lo schermo. Allora, l'ultimo bando internazionalizzazione risale della Camera di Commercio di Parma, risale al 2019. Ci sono stati 2 anni di interruzione di questo bando. Abbiamo destinato le nostre risorse diversamente, è stato un periodo, come dire, molto particolare, molto difficile sul fronte dell'internazionalizzazione, causa la pandemia che ha rallentato notevolmente sia, come dire, le fiere stesse, la partecipazione, in parte anche il commercio internazionale. Ritorniamo quest'anno con un bando che mi sento di dire ha una struttura, direi semplice, direi molto molto lineare nel suo contenuto e nella modalità della domanda. Allora, gli obiettivi li abbiamo già detti. Gli obiettivi sono quelli di favorire il livello di internazionalizzazione delle imprese del nostro territorio attraverso, come dire, sostenendo la loro partecipazione alle fiere internazionali sia in Italia che all'estero. Questo è l'obiettivo del bando. Chi può partecipare a questo bando? Il bando è aperto a tutte le piccole e medie imprese della nostra provincia, quindi micro, piccole e medie imprese, così come vengono definite nell'allegato del regolamento comunitario, il 651 del 2014. Le imprese devono avere sede legale o sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Parma. Devono essere attive e in regola con l'iscrizione al registro delle imprese, possono essere di qualunque settore. Quindi, insomma, tutte le piccole, medie, micro, piccole e medie imprese di tutti i settori con sede legale e operativa nel nostro territorio, attive in regola con l'iscrizione al registro delle imprese. Allora, quali sono gli interventi ammissibili?
la partecipazione in qualità di espositori a fiere organizzate sia all'estero che in Italia in un periodo di tempo che è questo anno solare, vale a dire tra il 1 gennaio 22 e il 31 dicembre 22. Quindi fiere che si svolgono, si sono svolte, si stanno svolgendo, si svolgeranno nel 2022. C'è una peculiarità riguardo alle fiere organizzate in Italia perché devono avere la qualifica di fiere internazionali e quindi devono essere inserite in un calendario ufficiale, che è un calendario redatto dalla conferenza, direi Stato-Regioni. Allora, qui non abbiamo pubblicato il link, che comunque è sul nostro sito, se ci fosse bisogno lo mandiamo immediatamente. In questo calendario ci sono le fiere che vengono organizzate in Italia, fiere certificate, con la caratteristica di fiere internazionali. Allora, quest'anno, a differenza di quanto era accaduto nell'ultimo bando del 2019, prendiamo in considerazione due tipi di fiere, non solo la fiera classica, voglio dire la fiera che si realizza fisicamente in uno stato, in una città, in un luogo, ma anche quelle che si svolgono in modalità digitale, che quindi comportano una presenza, diciamo, online da remoto. Quindi fiere in presenza, andiamo a finanziare fiere in presenza e fiere in modalità digitale, e questa è una novità dettata dai tempi. Allora, cosa finanziamo con il bando? Allora, distinguiamo le spese a seconda che si tratti di una fiera che si svolge in presenza, quindi di una fiera fisica, e di una fiera virtuale. Nel caso della fiera in presenza, il contributo va a coprire parzialmente, poi naturalmente dirò l'entità del contributo, noleggio e allestimento dell'area espositiva, spedizione di prodotti e materiale espositivo, hostess e interpretariato. Le spese ammissibili sono invece diverse, ovviamente, nel caso di fiere virtuali, perché in questo caso andiamo a prendere in considerazione l'iscrizione alla fiera, relativi servizi, il costo dell'hosting, costi relativi alle piattaforme attraverso cui, su cui si svolge la fiera, e anche la produzione di contenuti digitali. Quindi, insomma, sono due tipologie di costi ovviamente diverse. Anziché andare avanti. Allora, qual è l'entità del contributo prevista dal bando? Allora, il bando finanzia nella misura del 50% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti fino a un massimo di 2.000 euro per le fiere in Italia, 4.000 per quelle che si svolgono sia nel territorio dell'Unione Europea che fuori dal territorio dell'Unione Europea, e poi 2.000 euro sono previsti per le fiere virtuali. C'è un minimo di spesa che è di 2.000, scusatemi perché non vedo, che è di 2.000 euro. La spesa minima ammissibile è di 2.000 euro. Allora, quali sono le tempistiche? Allora, le domande devono essere presentate attraverso lo sportello online del sistema web Telemaco dal 24 di maggio, dalle ore 10, al 24 di giugno. Quindi abbiamo dato un tempo un mese. La rendicontazione invece dovrà essere inviata, anche la rendicontazione in modalità telematica, sempre attraverso lo stesso sistema web Telemaco, entro il 15 febbraio 2023, perché naturalmente ci possono essere fiere che si svolgono anche, come dire, a dicembre, nell'ultima parte dell'anno, quindi abbiamo ritenuto di dare un periodo, diciamo, più largo, che va nel 2023, per la rendicontazione. Allora, come deve essere fatta la domanda di contributo? Ne parlerà in modo approfondito, in modo tecnico, la collega, la dottoressa Carloni. Comunque, sostanzialmente, quando si fa una domanda attraverso il sistema web Telemaco, si entra nel sistema e si compila un modello base che viene generato in automatico dal sistema, dove si mettono gli elementi essenziali dell'impresa, una parte dei quali peraltro vengono
tradotti in web telemaco direttamente dal registro delle imprese. E poi ci sono gli allegati al modello base, vale a dire il modulo di domanda. Il modulo di domanda è quello che trovate nel nostro sito, nel sito della Camera di Commercio, lo abbiamo già pubblicato. Deve essere naturalmente firmato in modalità digitale dal titolare o legale rappresentante. Un modulo di procura nel caso ci sia un intermediario alla spedizione e poi i preventivi di spesa. Anche le eventuali fatture, se avete già le fatture, perché naturalmente può darsi che abbiate già partecipato a delle fiere, abbiate già pagato e quindi, come dire, siete già in possesso delle fatture. Quindi o i preventivi di spesa o nel caso già li abbiate, le fatture. Ecco, direi un dettaglio importante. Allora, riguarda l'annullamento della fiera, eventualmente scelta, e la sua sostituzione. Nel caso in cui la fiera indicata nella domanda sia stata successivamente annullata dagli organizzatori per cause connesse all'emergenza sanitaria, che in fondo è tuttora in corso, più che l'emergenza è tuttora in corso il Covid, ma insomma le due cose direi che si tengono. Allora, potrete sostituire la manifestazione che avete indicato nella domanda con un'altra manifestazione che si terrà sempre nel 2022. Naturalmente il contributo che riceverete, se, come dire, sarete ammessi al contributo, sarà quello previsto per la prima domanda di contributo, cioè non potrà essere un contributo superiore. Come avviene la valutazione delle domande? Avviene con una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione. Naturalmente, durante l'istruttoria che noi facciamo a ricevimento della domanda, potremo anche chiedervi delle integrazioni per, nel caso che, come dire, non capiamo qualcosa fondamentalmente, ma insomma, può succedere. Allora, al termine dell'istruttoria, al termine della valutazione delle domande, verrà redatta una graduatoria che sarà, come ho già detto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, per cui avremo una graduatoria che darà atto delle domande ammesse e finanziabili, di quelle ammesse e non finanziabili, perché può essere che ci siano più domande, diciamo, della disponibilità della Camera di Commercio, quindi non finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili, e poi di quelle non ammissibili per problematiche di tipo formale o sostanziale. Allora, naturalmente, può darsi che si verifica spesso in realtà che domande che inizialmente vengono ritenute sono ammissibili ma non finanziabili, sono poi ripescate perché quelle che sono state ritenute finanziabili magari hanno delle spese minori o per qualche ragione rinunciano e quindi noi facciamo scorrere la graduatoria. Allora, la rendicontazione che abbiamo detto andare al 2023, poi naturalmente potete farla anche prima, comunque il termine ultimo è il 15 febbraio del 2023, si fa sostanzialmente nello stesso modo in cui fate la domanda, vale a dire un modello base, e come allegati al modello base ci sarà un modulo di rendicontazione molto molto semplice, con allegate la copia delle fatture e in questo caso naturalmente dei documenti di spesa, con, come dire, ciò che prova che i documenti sono stati effettivamente pagati. Il dettaglio lo trovate nel bando. Il bando è già pubblicato sul sito della Camera di Commercio in home page. Allora, sono stata molto, forse molto veloce, potete farci tutte le domande del caso sia oggi e come potete farcele alla casella che è qua indicata, che è la casella che senz'altro molti di voi conoscono perché hanno partecipato tanti nostri bandi, che è la casella contributi, contributi chiocciola pr.camcom.it.
ho già detto che è già tutto pubblicato sul sito della Camera di Commercio. Dunque ricordo le domande dal 24 di maggio alle ore 10. Lascio adesso la parola a Carla Carloni che spiegherà, per chi non, ancora non lo conosce, diciamo, il sistema Web Telemaco. Buongiorno a tutti, sono Carloni di Infocamera, grazie Maria per la presentazione. Io comincio subito a farvi vedere operativamente come si crea la pratica, quindi vado a condividere il mio schermo. Lo condivido tutto, così facciamo prima. Ecco, all'indirizzo registroimprese.it voi troverete il portale che viene chiamato anche Telemaco, che è un nome che ha da molto tempo, dove dovrete accedere, o se non avete ancora l'accesso, registrarvi per trasmettere le pratiche al registro delle imprese. Di fatto attraverso questo portale è possibile sia interrogare gli archivi ufficiali delle Camere di Commercio in modo autonomo, sia trasmettere pratiche al registro delle imprese, a tutti i registri delle imprese d'Italia. Quindi se non avete ancora, non siete ancora utenti di questo portale, è necessario registrarsi e alla luce delle ultime normative è necessario per i nuovi utenti accedere o con carta d'identità elettronica o con SPID o con il certificato di autenticazione che è sulla Carta Nazionale dei Servizi. Questo perché la normativa attualmente prevede queste modalità. Quindi una volta che vi siete registrati sarà necessario avere un profilo, sottoscrivere il contratto, perché è necessario avere un profilo che vi autorizza alla spedizione delle pratiche. Quindi la vostra autorizzazione ad accedere al portale non sarà immediata, di solito molto veloce, però il suggerimento è quello di non arrivare all'ultimo momento, perché potrebbero esserci anche per motivi che non possiamo prevedere prima, magari dei ritardi di sistema, e quindi rischiate di perdere tempo in quello che veramente vi interessa, che è la presentazione delle domande. Quindi se non siete ancora registrati, il suggerimento è registrarsi appena possibile. Quindi una volta entrati con una di queste tre modalità, o con carta d'identità elettronica, o SPID o CNS, bisogna rispondere, troverete già preimpostati i vostri dati, chiedere, come dicevo, un profilo per la spedizione delle pratiche, quindi il profilo più ampio. Il sistema vi rimanderà, vi consentirà di scaricare un contratto che deve essere sottoscritto da chi ha compilato i riquadri, da chi ha fatto l'accesso con appunto SPID o CNS. Dopodiché ci sarà la necessità, questo contratto andrà firmato digitalmente con un dispositivo di firma digitale e andrà rispedito seguendo le istruzioni sul portale. Se invece siete già utenti Telemaco, avete già o una user ID e password, oppure avete l'accesso con SPID, CIE o CNS, e potete direttamente, se avete la user ID e password, andare sul login, digitare la vostra user ID e password.
e vi ritrovate sulla homepage di Telemaco, dove vengono illustrati un po' i servizi di interrogazione, perché sono quelli più diffusi. I servizi che interessano a noi nel dettaglio, nello specifico, sono: andiamo sulla voce sportello pratiche, dove è possibile selezionare pratiche, bilancio, registro imprese, bilanci, ma quelle che interessano a noi nello specifico sono le pratiche di e-government e GOV. Andiamo sulla freccetta e entriamo alla voce, vediamo un menu che ci porta agli sportelli telematici per i servizi di e-government e ai contributi per le imprese. Se è la prima volta che accediamo a questa maschera, andando in fondo alla videata, vedete che è necessario completare la registrazione. C'è una nota con tutte le istruzioni. Per completare la registrazione sarà necessario andare su Procedi. Il sistema ci chiede di andare a inserire soprattutto, molti dati sono già stati acquisiti, riporta i dati acquisiti in fase di registrazione. In questa maschera possiamo andare a modificare l'indirizzo email soprattutto. Questo diventa molto utile nel caso in cui l'ufficio, i referenti delle comunicazioni relative alle pratiche che voi invierete in questa per gli sportelli di e-government siano diversi da chi ha sottoscritto il contratto Telemaco. Cioè, perché a questo indirizzo email arriveranno tutte le risposte automatiche dello sportello telematico. Perché poi vedremo che in ogni fase della vostra domanda vi arriverà una risposta. Quindi se ci fosse l'esigenza di personalizzarlo, potete farlo attraverso questa videata. E in ogni caso la prima volta è obbligatorio personalizzarlo. Entrare quindi alla voce Procedi e andare a completare la registrazione. Per creare la nostra pratica di contributo, di richiesta di contributo, andiamo alla voce contributi alle imprese, accedi, vedete qua in alto, e andiamo a selezionare la voce crea modello. Andremo ad impostare i dati della vostra impresa. Io adesso prendo come riferimento Infocamere, quindi imposto la Camera di Roma. Il codice fiscale, voi potete mettere anche il numero REA, con cerca il sistema fa una ricerca sull'archivio delle imprese con questi filtri e va a selezionare l'impresa che è impostata. Devo scegliere a questo punto il tipo di pratica. Come si diceva prima, io posso fare una pratica di richiesta contributi, ed è quella che andremo a fare in questa fase. Successivamente, se avrò ricevuto il contributo, dovrò scegliere richiesta di rendicontazione, esattamente con gli stessi standard analoghi. Quindi richiesta di contributo. Vado a definire lo sportello di destinazione, quindi apro e scelgo lo sportello di Parma. Con avvia compilazione vado a inserire tutti i dati che andranno a creare il mio modello di domanda. Alla voce bando, adesso qui non lo vedete perché sarà disponibile solo dalla data di apertura, voi troverete anche il bando internazionalizzazione 2022. Io adesso prendo per fare questo esempio il bando che è attualmente disponibile, però sostanzialmente cambia il nome. Il resto della pratica dei dati da inserire non cambia. Vado a impostare
le spese sostenute al netto di IVA e vado ad impostare il contributo richiesto, senza punti, senza virgole, niente, solo il numero pulito. Il sistema riporta i dati della mia impresa, che è quella che io ho impostato in fase iniziale. Devo andare a definire il settore, e qui posso selezionare, no, devo selezionare con la lente la voce di interesse. Il numero INPS posso anche impostare a zero, se l'avete potete metterlo, ma posso anche impostarlo a zero. Un'email, possibilmente indirizzo PEC, anzi mi pare fosse un requisito l'indirizzo PEC, quindi andrete ad impostare l'indirizzo PEC della vostra impresa. Il numero dipendenti non è obbligatorio, quello che invece, anche se non è indicato come obbligatorio, ma poi di fatto serve per l'istruttoria della pratica, è la voce dimensione impresa. Quindi dovrete andare a definire se si tratta di una piccola, media o micro impresa. Non ho parlato della grande perché non è consentita dal bando, quindi ovviamente questo vi escluderebbe immediatamente. Come dicevo, questo è un campo fondamentale perché poi sarà necessario durante la fase istruttoria. Gli altri campi, il fatturato e il referente, non sono campi obbligatori. Ovviamente potete compilarli, però non è vincolante, così come il dato del presentatore. Quello invece che è l'ultimo campo obbligatorio è indicare il tipo di pagamento, è consentito il pagamento con bonifico e il vostro IBAN. Questo sarà l'IBAN su cui verrà effettuato il pagamento nel caso in cui vi venga poi accordato il contributo. Per quanto riguarda il bollo, lo dovete pagare in modalità distinta, quindi qui lasciate impostato, cioè qui non dovete versare il bollo, non importa cosa dite. Carla, possiamo dire che il bollo in realtà non è un bollo virtuale, ma devono mettere la marca, lo dovevo dire io, ma non l'ho detto, la marca da bollo sulla domanda. Sì. Ok. Poi lo posso dire dopo. Sì. Comunque qui non lasciate il valore preimpostato, perché appunto sulla domanda dovrà esserci la marca da bollo. E alla fine facciamo scarica modello base. Il sistema, no, grazie, questo non lo voglio, mi ha salvato il documento in formato XML nell'area download. Adesso lo vado a ripescare. Un attimo, me l'ha messo qua. Ecco, vedete, questo è il documento che mi ha creato il sistema, che ha un nome ben definito, M-base, che sta a modulo base, AGEF è il nome della procedura per la richiesta di contributo, la provincia della sede dell'impresa, seguita dal numero REA, seguito da XML. A questo punto io dovrò firmare digitalmente questo file, quindi vado ad aprire il mio software di firma, seleziono il file che devo firmare senza cambiargli il nome, perché è fondamentale non cambiare il nome. Per firmare, no, devo impostare il PIN
E l'altra cosa di cui mi devo ricordare è che la tipologia di firma deve essere obbligatoriamente P7M, perché altrimenti non viene accettata dal sistema. Quindi, impostati questi campi, io faccio avanti, dichiaro di aver preso visione del documento, eventualmente lo posso anche aprire, continuo avanti e il sistema mi sta firmando il file. Quando mi ha salvato quindi il file nella stessa area in cui era il file originario e ha aggiunto l'estensione P7M. Termina. Se sto facendo tutto contemporaneamente, posso andare direttamente su nuova pratica. Vedete, mi ritrovo, visto che non ho chiuso la sessione, tutti i dati della mia impresa e devo andare ad aggiungere i file firmati digitalmente, i file che poi dovrò spedire in Camera di Commercio. Quindi seleziono il modello base perché è il file principale in questo contesto. Quindi apri e il sistema mi ha aggiunto il modello base e con avvia creazione vado a creare la mia pratica. Creata la pratica con il modello base, vado ad aggiungere tutti i file allegati. Quindi da Allega, scusate, lo rivediamo perché magari lo vediamo. Quassù in alto vedete io ho la mia pratica, vado sulla voce Allega, scelgo gli altri file che dovranno tutti essere firmati, che quindi io mi sarò già firmata in precedenza, come per esempio il modulo di domanda, quello previsto dal bando. E qui vado a scegliere il codice del documento, allega e continua. Se ho la necessità di avere una procura, vado a prendere il modulo di procura firmato digitalmente. Qui non lo vedo. Posso sempre mettere altro documento, allega e termina. E così con tutti i documenti che io devo inviare in Camera di Commercio. Quindi vedete che associate alla mia pratica ci sono tutti i documenti che io ho a disposizione, che posso visualizzare, posso modificare, e insomma posso intervenire a seconda delle necessità. Una volta che ho completato la mia domanda con invia pratica, il sistema mi chiede questo codice per evitare gli automatismi e con invia pratica la pratica viene spedita alla Camera di Commercio. A seguito di questo invio verranno effettuati tutta una serie di controlli e il sistema, dopo, se i controlli vengono superati positivamente, con esito positivo, il sistema vi darà un numero di protocollo, che è il numero di protocollo del protocollo centrale della Camera di Commercio, che vi servirà successivamente in fase di rendicontazione. Quindi direi, ecco, e il numero di protocollo arriverà, sarà spedito in automatico a quell'indirizzo email che abbiamo visto in fase di conferma dei riferimenti per le comunicazioni automatiche delle pratiche telematiche. Io direi che questo è un po' il modo in cui vengono gestite le pratiche telematiche. Poi se c'è qualche domanda, magari adesso possiamo dare un'occhiata.
Allora, vediamo le domande. Vabbè, il contributo al regime de minimis, magari rispondete sì. Voi. Siamo già alle domande? Ma, sì, io avrei finito perché a questo punto mi sembra che sì, quella è la pratica. Sì. Ah no, forse mi sono dimenticata, scusami Maria, aggiungo un attimo una cosa, scusate. Ricondivido di nuovo lo schermo, mi sono persa un attimo una cosa. Ecco, la vostra pratica, voi ve la ritrovate nell'elenco delle pratiche da inviare. Questo vuol dire che io, infatti vedete, io non ne ho inviata nessuna perché uso, cioè le faccio solo come test. Finché la pratica è da inviare, vuol dire che ancora in vostro possesso, non è arrivata in Camera di Commercio, perché per essere sicuri che sia stata spedita alla Camera, la dovrete ritrovare nella lista delle pratiche inviate. Quindi attenzione, se avete dei dubbi, comunque tutte le volte che una pratica è stata creata ma non ancora spedita, perché magari non avete tutti i file pronti, perché per qualche motivo si è stati interrotti nel percorso, ce le ritroviamo nell'elenco delle pratiche da inviare. Io direi che qui avrei finito e passerei eventualmente alle domande e risposte. Ce n'è una forse a cui... Quella che dice facendo una simulazione all'interno del portale non mi viene proposto il bando in questione. Sì, è vero, non viene proposto perché il bando sarà disponibile solo dalla data di apertura del bando. Perché è previsto che data sia data e ora di apertura. Data e ora di apertura. Quindi il 24, il 24 alle 12 troverà il bando. Quindi possono preparare il resto, ma quello... Esatto, sì, è possibile preparare e firmare tutto il resto dei documenti, li potete avere pronti, però la domanda, il modello base, l'avrete solo il giorno in cui si apre il bando. Carla, chiedono, per registrarmi a Telemaco posso utilizzare lo SPID del legale rappresentante? Allora, sì, è possibile usare lo SPID del legale rappresentante, ricordiamoci che poi dopo bisognerà anche accedere a Telemaco con lo SPID del legale rappresentante. Cioè, è corretto che sia il legale rappresentante a sottoscrivere il contratto Telemaco, però poi sarà quello che, con cui io posso accedere al sistema. Allora, leggo alcune domande. Allora, mi si chiede, devo fare pratica per ogni fiera oppure la pratica è cumulativa? Allora, potete fare domanda per una fiera soltanto. Se ho capito il senso della domanda, ecco, non potete fare, cioè non potete chiederci contributo per più fiere, ma per una fiera soltanto e dovete scegliere se fiera virtuale o fiera, passate il termine, tradizionale, ecco. Dove si trova l'elenco delle fiere internazionali certificate sul sito? Lo mettiamo subito, se non l'abbiamo messo, lo mettiamo, chiediamo scusa, lo mettiamo anche nel bando, lo mettiamo subito, lo mettiamo immediatamente, sì, assolutamente, immediatamente. Scusate, allora, anche il preventivo di spesa da allegare deve essere firmato digitalmente? Sì. Tutti i documenti che passano attraverso la piattaforma Telemaco devono essere firmati digitalmente, altrimenti la piattaforma non li recepisce, non ci arrivano. Il suggerimento, scusa se aggiungo, è anche di convertirli in PDF, tranne il modello base, che deve essere un XML.pstm come estensione,
tutti gli altri documenti è bene che siano in PDF firmati digitalmente con la firma P7M. Allora, è il regime de minimis, il contributo viene dato in regime de minimis. Altra domanda, e per fiere già passate, cioè per fiere che avete già sostenuto nel 2022, sì, il contributo viene riconosciuto per tutte le fiere che si sono svolte dal 1 gennaio 2022 si svolgeranno al 31 dicembre 2022, quindi se avete già partecipato a una fiera, va benissimo, va benissimo. Ci sono altre domande? È possibile avere le slide che abbiamo visto? Sì, 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 le caricheremo sul sito, sì. Anche la registrazione, chiedono. Anche la registrazione, sì. Guardavo se c'erano altre domande. Sì, spesa sostenuta nel 2021 come acconto su allestimento stand. Sì, va bene, sì. Allora, l'importante è che il riferimento è quello dell'anno in cui si svolge la fiera, che è il 2022. Quindi, se avete già sostenuto una spesa nel 21 per partecipare a una fiera del 22, accettiamo la fattura. Quello da tenere presente è l'anno di riferimento della fiera, perché naturalmente può benissimo accadere che per fiere che si svolgono soprattutto nella prima fase dell'anno abbiate già pagato l'iscrizione alla fiera nel 2021. Allora, c'è una domanda che riguarda le fiere virtuali annuali. Mi chiedo la gentilezza di farci fare un approfondimento e risponderemo. Ce ne sono altre? Esiste una guida da dove poter scaricare la presentazione della domanda? Sì, l'abbiamo pubblicata sul sito insieme al bando e al modello di domanda. È una guida sintetica che ripercorre ciò che ha detto adesso la dottoressa Carloni. Allora, mentre presentavo il bando ho tralasciato una cosa. Chi può fare domanda di contributo? Non solo le micro, piccole e medie imprese, ma anche i consorzi di produttori. Consorzi e reti di impresa, iscritti naturalmente al registro imprese della Camera di Commercio di Parma. Allora, non vedo altre domande. Allora, ripeto il bollo. Allora, la marca da bollo non viene pagata con modalità virtuale. Il bollo deve essere apposto proprio sul modello di domanda, proprio apposto fisicamente, sul modello di domanda che scaricate dal nostro sito, e sempre sul modello di domanda dovete anche riportare la data della marca da bollo e gli estremi di identificazione. Allora, direi che non ci sono altre domande in questo momento. Chiedono quant'è la marca da bollo, se è da 16 euro. Sì, la marca da bollo è la marca da 16 euro, sì. Allora, qualunque altra domanda naturalmente ci può essere rivolta utilizzando la casella di posta elettronica che ho indicato prima, che è contributi@pr.camcom.it.
Come si fa a determinare se l'azienda è media, piccola o micro? Ci sono dei criteri che vengono dettati dal regolamento che dicevo prima e che dipendono in modo congiunto dal numero dei dipendenti e dal fatturato e dall'entità del fatturato annuale e del bilancio annuale. Posso naturalmente mandare tutti i riferimenti specifici, anche le modalità di calcolo, le modalità di calcolo. Comunque, allora, non sarà mai, come dire, un'azienda che supera i 250 dipendenti, ecco, non rientrerà mai in queste categorie. Oltre i 250 dipendenti è una grande azienda e quindi è esclusa da questo bando. Te l'ho mandato sulla mail, è il link per la piacere. No, hai mica i riferimenti, sai, della... per le piccole e medie imprese, quei criteri di... Sai, okay. No, se non le leggevo, perché a memoria non vorrei... Abbiamo messo il link per le fiere internazionali. Sì, abbiamo pubblicato, lo vedete tutti, abbiamo pubblicato il link per le fiere internazionali, per capire se le fiere che si svolgono in Italia hanno la qualifica di fiere internazionali. Dove l'abbiamo salvato? Aspetta. Allora, se non ci sono altre domande in questo momento, ecco, io direi che possiamo salutarci, ma naturalmente come ufficio siamo, come dire, disponibili. Abbiamo già risposto a domande, insomma, perché l'abbiamo pubblicato la scorsa settimana, il bando, e naturalmente siamo, come dire, presenti su mail, per telefono, per rispondere a, insomma, a altri eventuali dubbi, insomma, ecco. Grazie. E allora... arrivederci al 24 di maggio, se c'è bisogno naturalmente anche prima. Grazie e buona serata. Grazie.